Allora, mister, Sì. primo approccio, prima amichevole qui a San Gemini, quali sono le prime impressioni al di là del grande caldo? Ma innanzitutto devo dire che abbiamo fatto una grandissima settimana, e, oltre che per volumi, per atteggiamento, per voglia. E oggi siamo arrivati a 66 km, i ragazzi ci hanno dato dentro, io ho tirato un po' il collo, però nessuno ha mai mollato. E quindi oggi hanno cercato di mettere in pratica quelle poche idee in cui abbiamo lavorato in questa settimana. Ho visto anche buone cose, mi interessava vedere l'ordine che c'era in campo, poi indubbiamente la brillantezza, la pulizia di passaggio. C'è da migliorare, c'è ancora tanto da migliorare, però sono contento. C'è da andare avanti a testa bassa e lavorare. Mister, volevo chiederle un'impressione un po' sull'ambiente. È chiaro che lei sia interessato, soprattutto è concentrato sul lavoro di campo, no? Però oggi 400 tifosi, 100 sono rimasti al di fuori. Normale che la piazza sia un po' scottata dalla depressione, ci sono un po' di polemiche, non nei suoi confronti naturalmente, né nei confronti della squadra, magari nei confronti della società che non, diciamo, non dà molte risposte rispetto a programmi, obiettivi e quant'altro. Però di contro, insomma, la presenza della gente agli allenamenti, non solo oggi, è costante. Certo, non c'è ancora un entusiasmo sfavillante, ma nemmeno l'ombra della contestazione. Volevo chiedere un po' la sua impressione, ecco, un po' che idea si è fatta in generale dell'ambiente ternano. Ma la mia impressione, quando sarei dalla retrocessione, l'ho detto in conferenza, ci portiamo dietro quell'alone di negatività, di tristezza, come giusto che sia, perché la piazza è esigente e non sono venuto qui, non pensando a questo. La sfida è affascinante, è una sfida difficile, lo sapete tutti voi. Si parte un po' così, ma è una piazza che se riusciamo a prendere nel verso giusto, a trascinare i nostri tifosi, possiamo veramente creare qualcosa di bello. Questo è il mio obiettivo. Poi ci sono tante problematiche fuori dal campo in questo momento, che sicuramente abbiamo dirigenti all'altezza, dirigenti di spessore, un passo per volta, e si costruirà la casa, non si può risolvere tutte subito. Ma un po' vacillato, scusa, chiedo scusa ai colleghi, ha un po' vacillato il mister Abate, eccolo qua, La domanda era quella. soprattutto convinto dal direttore sportivo precedente che adesso non c'è più, Era quella. sono cambiate molte cose, ha un po' vacillato, c'è stato un momento in cui, no? Assolutamente no, perché ho sposato il progetto, ho parlato col presidente, la mia scelta era stata avallata già dal direttore generale, quindi mi è dispiaciuto, sarò sempre riconoscente al direttore, perché avevamo creato un bel rapporto, c'era quell'alchimia, come vi avevo detto, però per me è una sfida troppo importante, troppo affascinante da non poter vivere. Indubbiamente anche io, parlando con i dirigenti, con il presidente, mi aspetto che venga allestita una squadra all'altezza per il nome di questa città e per fare un campionato importante. Indubbiamente non partiamo, diciamo, come ci eravamo prefissati, l'80% della rosa fatta, però sono robe a cui non bisogna pensare. Quando uno non può incidere su determinate cose, non dobbiamo pensarci, ma questo parlo noi di tutto l'ambiente. Noi l'unica roba che possiamo fare è lavorare a testa bassa e creare qualcosa di bello, e creare quell'alchimia e quella scintilla che poi ti permette di fare dei campionati importanti. Ma lavoro con persone di livello, col presidente, col direttore, che lavorano notte e giorno per la Ternana, e ci vuole solo tempo e pazienza per allestire una squadra che vuole sorprendere, vuole essere la sorpresa di questo campionato. Non sarà facile, perché ci sono squadre che si stanno allestendo, ma sono sicuro che piano piano metteranno dentro. L'importante è essere allineati sulle idee, che diventa fondamentale per me. Di che profili ha bisogno, mister? Di che profili ha bisogno? Cioè, quali sono i giocatori che in questo momento sente che mancano a questa Ternana? No, che mancano, noi dobbiamo mettere dentro proprio a livello numerico, e poi le caratteristiche, la prima roba che scelgono Terni come prima opzione, perché senza la bava alla bocca, senza quella mentalità di voler sorprendere, prima di tutto non sono adatti a me, e poi non sono adatta per una piazza importante e ambiziosa, e non mi piace sopravvivere. Ogni partita si entra in campo per vincere, poi non sarà facile, ve l'ho già detto, ci saranno momenti complicati. Ma l'idea è quella di allestire un gruppo importante, poi che siano giovani, che siano
più esperti della categoria, questo poco importa. Voglio gente che abbia realmente, che vede Terni come un'opportunità importante per poter far bene. Però mister, oggi siamo già alla prima amichevole, ce ne sarà un'altra mercoledì siamo arrivati a queste amichevoli con una squadra ancora tutta da fare. C'è il rischio di arrivare alle prime partite ufficiali con una squadra che sarà completamente diversa o per tre quarti diversa, non la preoccupa questo, visto che comunque c'è anche da parlare di schemi? Rallenta sicuramente il lavoro, e lo sapete meglio di me, siete tanti anni che fate questo lavoro e che tastate con mano le situazioni, ma cosa si fa? Non si lavora e non si cerca di costruire qualcosa con chi rimarrà o dare l'opportunità magari a qualcuno che inizialmente era in uscita di permettere, capire se ha la testa giusta di poter restare. Questo è il mio lavoro. Sulle robe che non riesco a controllare non incido, io incido sul campo, quell'ora e mezza si pedala e non guarda in faccia nessuno, poi fuori dal campo cercheremo di fare del nostro meglio, ma sulle cose in cui non posso incidere non perdo energie inutili, quello che mi interessa è creare la casa dalle fondamenta e riavvicinarci ai nostri tifosi, che per noi sarà determinante, noi giocare in casa quest'anno deve essere un fattore determinante. Intanto, devo dire, una notizia l'ha data il direttore sportivo, no? In settimana arriveranno almeno un paio di giocatori, un po' diciamo con una certa esperienza, cioè, perché il mercato è giovane, è un po' più difficile, cioè. Quindi questa già è una bella rassicurazione per il mister, credo. Poi le chiedo che differenza ha trovato dal, è vero che è una sola settimana, però dall'aver allenato il settore giovanile del Milan, la primavera del Milan e dei professionisti che sono in Serie C. Ma il lavoro da campo è quello, poi magari può cambiare rapportarsi fuori dal campo, no? Nel rapporto con i ragazzi, ma poi io allenavo una primavera di livello, ragazzi di 18, 19, 20 anni con una pressione importante, perché hanno aspettative importanti addosso, con contratti importanti, e quindi non è semplice neanche lì. Ma ho trovato veramente, vi dico la verità, un gruppo disponibile, un gruppo di ragazzi che ha voglia di far bene. Poi indubbiamente ci sono delle situazioni che la società valuterà, cioè i giocatori di categoria superiore con contratti pesanti e dovrà trovare una soluzione con la società, ma io non entro in merito a quelle cose, io alleno chi ho a disposizione e voglio dentro il mio gruppo chi ha voglia di restare qui, perché altrimenti significa che nell'inconscio non darà tutto per la causa. Lei aveva detto nella conferenza stampa: parlerò con ciascuno dei giocatori, diciamo, riconfermati o in pratica per essere confermati, perché deve restare soltanto chi se la sente. Sono in corso questi colloqui, come stanno andando, che risultati avete avuto? No, ho già tutto chiaro. Io e la società sappiamo chi rimarrà sicuramente e chi può essere in uscita, quindi da quel punto di vista non ci sono problemi. Poi il calcio, ragazzi, è fatto di situazioni, di dinamiche, di momenti. Il mercato all'inizio, magari soprattutto quello di C, ti fa fare delle robe, poi subisce una fase di stallo, perché è anche una conseguenza delle squadre di categoria superiore, poi ci sarà un'accelerata verso la fine che poi non ti permette di lavorare, ma questo è la dinamica in questo momento qua. Dobbiamo tener botta e io sono sicuro che i nostri direttori e col presidente allestiranno una squadra competitiva. Le chiedo un'altra cosa, allora, il tipo di girone, un commento un po' al girone della Ternana, un po' al campionato e alle prime giornate che vedranno la Ternana affrontare subito il Pescara, poi due trasferte di cui un derby, e poi quanto potrà battere il cuore il primo dicembre a riaffrontare subito il Milan, anche se la squadra under 23 da avversario stavolta. Ma il calendario lascia il tempo che trova, no? E poi dipende in che momento affronti quelle squadre, ci sono 3.000 variabili, indubbiamente sulla carta non è una partenza semplice, ma spero che non sarà semplice neanche per gli altri. Girone è un girone complicato, perché sento parlare tanto del girone C, del girone A, ma il girone C ha delle difficoltà dal punto di vista ambientale, ci sono due o tre corazzate. Girone B è molto equilibrato, ci sono 6-7 squadre che lotteranno per stare in alto, ci sono tanti derby. E
un campionato dove seguendo alcune partite lo scorso anno tante squadre lottano e giocano con una mentalità offensiva molto spregiudicata anche nel difendere uomo contro uomo, non sarà semplice. Per quanto riguarda il Milan, sarà emozionante ritrovare i miei ex ragazzi in cui sono cresciuto, però io da questo momento sono il primo tifoso della Ternana e la mia testa, il mio cuore, tutta ogni mia energia va su questo gruppo e niente può distogliermi dai miei pensieri per creare qualcosa di bello qui.